Terre, sapori e vini, un aggiornamento amici cari, e questa volta lo facciamo dalla provincia di Brescia, dal comune di Padenghe sul meraviglioso lago di Garda, nella zona della Valtenesi, e lo facciamo con degli amici nuovi. Con me Mino Dal Dosso, questo è il Miralago, però abbiamo tante cose da dire. Mino, innanzitutto ho detto questo è il Miralago, ma tu sei a capo di un gruppo di locali. Esatto. Sì, sono un po' novello nella ristorazione perché siamo partiti 8 anni fa, non da molto tempo, però ecco, piano piano siamo riusciti a mettere in piedi 4 locali, come ben hai detto. Qua sotto di noi proprio c'è il Copeglia, che è un bar, gelateria, cucina, e anche tutta la spiaggia di fronte, certo, proprio per il servizio. E a Montichiari abbiamo il nostro cuore, il nostro primo locale iniziale, che è Sala Mensa, che è una forneria, gastronomia, ristorante e bar, aperto dalle 7 del mattino a mezzanotte tutti i giorni, dove facciamo proprio tutta la produzione per tutti i locali, con una filosofia totalmente naturale e artigianale. E anche di quello poi ne parleremo in futuro, però qui ora dove siamo? Qui siamo al Miralago, questa è un'avventura nata a maggio dell'anno scorso, abbiamo vinto questo bando comunale, abbiamo ristrutturato completamente tutto l'immobile, quindi un grande rischio perché era un immobile che veniva da 10-15 anni purtroppo di cattive esperienze, ci abbiamo creduto fin dall'inizio e devo dire che comunque il primo anno è stato una bella soddisfazione, anche se non è ancora completato l'anno, lo completeremo a maggio. Che cosa abbiamo qui sul tavolo? Allora, questi sono tre di alcuni piatti che proponiamo qua, naturalmente la pasta fresca tutta che viene fatta da noi, di nostra produzione, abbiamo fatto questo tagliolino nero di seppia, vongola verace, oppure il nostro tortello, spinacio e gambero all'interno. Con un burro col salmone, esatto, mi pare, esatto, vero? Un burro al salmone sopra, e la classica tagliata di tonno, qua abbiamo fatto una scelta di usare solo il tonno di Belfast, che è un'azienda spagnola che usa solo il tonno rosso, scottato in crosta di semi di sesamo proprio. Ecco, ho detto comune di Padenghe, non siamo lontani né da Desenzano né da Salò. Siamo proprio in mezzo, cadiamo proprio nel mezzo, quindi adesso poi c'è questa passeggiata che hanno finito da pochi anni, bellissima, che collega proprio Padenghe a Moniga, che è il primo paese che si incontra andando verso Salò. In futuro si parla proprio di un anello che allaccerà anche Desenzano, c'è già il progetto, sembra approvato, quindi c'è proprio questa passeggiata davanti, bellissima anche per passare una giornata felice. Chi raggiunge il Miralago può chiaramente scegliere come passare dal punto di vista gastronomico la giornata, ma può soprattutto rilassarsi, può star bene in compagnia, con amici, ci sono delle prelibatezze che tra l'altro vengono abbinate, e avete una cantina meravigliosa perché io ho già curiosato. Tu per esempio hai scelto delle bollicine di un caro amico, tra l'altro. Esatto, caro amico anche mio, il grande Mattia Vezzola, premiato, certo, miglior enologo d'Italia più volte. Chapeau, Mattia. Completiamo in bellezza. Il lago di Garda rimane comunque una meta turistica per tutti gli europei, e non solo, ma soprattutto gli europei, ambita, piacevole, bella, richiama ancora, è un posto bello. Assolutamente. Sì, a me ha stupito questo perché io, essendo nativo di Montichiari, che è a 15 km da qua, è strano, ma non lo frequentavo molto. Nell'affrontare questa avventura devo dire che mi ha stupito, tanto è bello, sebbene fosse qua vicino non l'avevo mai valutato bene, e ho notato proprio quando arrivando qua, anche per lavoro, si stia proprio bene. Io fin da giovane lo definivo un po' il piccolo mare, da Torino, ricordo, io allora vivevo a Torino, a volte si partiva la domenica per venire a fare anche 6 chilometri, insomma erano diversi. Comunque, insomma, completiamo dicendo che cosa? Beh, raggiungete il Miralago, trovate tanti amici, cose molto buone, un ambiente meraviglioso, potete stare bene, però fallo tu un invito a venire a trovarvi. Ecco. Sì, allora, naturalmente, adesso avete visto dalle immagini proprio la potenzialità di questa spiaggia. E ringraziamo la regia di Pietro Marcellino perché ce l'ha fatte vedere in tutti i modi. Avvio, l'ho visto all'opera e complimenti veramente. Questa è una spiaggia unica sul Garda perché ha uno spazio importante, questa passeggiata davanti, quindi veramente si può venire dal mattino, passare tranquillamente la giornata giù in spiaggia, e c'è una cucina un po' più easy rispetto sopra al Miralago, oppure fare un pranzo un po' più importante sopra. Adesso apriremo anche un cocktail bar su questa terrazza, quindi sarà un'aggiunta in più per passare proprio la giornata dalla mattina alla sera con tutti i nostri prodotti. E allora, con le bollicine dell'amico Mattia Vezzola, con il braciere che ho visto in esterna dell'amico Sandro e qualche pezzo di carne che saltava, la simpatia, l'ospitalità e la bravura imprenditoriale di Mino Dal Dosso, io vi invito a raggiungere questo locale e vi dico anche che potete rimanere ancora con noi perché adesso do la linea a un caro collega. In cantina ci aspetta Renato Rovetta. Cicin, salute! Sì. Grazie Fabrizio,
siamo esattamente con Attilio Pasini, l'azienda Torre Pasini, un'azienda sicuramente che ci darà la possibilità di parlare ancora del territorio. Beh sì, effettivamente siamo un'azienda che ha una sua storicità, siamo nati nel 1925 con il mio nonno, mio omonimo Attilio quanto me, poi è arrivato mio padre Lorenzo, agronomo, e poi sono arrivato io, enologo, che ho incrementato quello che si è iniziato nel 25. Le prime bottiglie risalgono al 64, attualmente adesso siamo attorno alle 40-45 mila bottiglie. 10 ettari? 10 ettari, sì. Potenzialmente potrei fare qualche bottiglia in più, ma produco dei buoni rossi anche per altre aree, tipo aree dove si fanno dei bianchi, che ha bisogno di rossi interessanti. Qui abbiamo un chiaretto, andiamo a fare la nostra degustazione. Volentieri. A okay. Tra poco. Ok. Vitigno base, quindi il groppello, groppello che serve anche e soprattutto per le nostre vinificazioni. Sì, beh, in particolare proprio il groppello, io utilizzo principalmente il groppello di Mocasina, ci sono diversi ecotipi, no? Sì. Io credo molto nel Mocasina in quanto mi dà struttura, mi dà una bella salinità rispetto all'altro groppello, che è il groppello gentile, che è un po' più scarnino, un po' più magretto, e quello lo utilizziamo più per fare chiaretto, mentre invece il groppello di Mocasina è un po' più ampio, sempre rimanendo tra i rossi di beva, però lo destiniamo per produrre un buon rosso, un bello fruttato, piacevole, minerale, ecco. Sapido. Poi hai questo Chardonnay che lo ottimizzi con una bolla speciale. Sì, andiamo un po' controcorrente, nel senso che nessuno avrebbe mai detto sul Garda di spumantizzare, o perlomeno in Valtenese di mettersi a spumantizzare con successo. E devo essere sincero che invece io ce l'ho fatta. Ho tentato con qualche errore subito dopo la scuola enologica, facendo qualche gabola, nel senso che non avevo azzeccato i sistemi. Adesso invece abbiamo affinato un attimino, nel senso che utilizzo Chardonnay al 100%, però faccio una cuvée, faccio un assemblaggio di due vendemmie, di due annate, però facciamo una maturazione sul lievito dai 18 ai 24 mesi. Uno Chardonnay creato sulle colline di Mocasina, noi vi aspettiamo a Mocasina, soprattutto nell'azienda La Torre Pasini, con Attilio che vi attende sicuramente alla grande. Noi ci vediamo alla prossima e naturalmente in alto i calici. Ben volentieri. Cin. Amici di Terra e Sapori e Vini, ancora in vostra compagnia. E cucinare alla griglia, fare le classiche grigliate tra amici, così in famiglia, in compagnia, al fiume, al lago, in montagna, ma anche la grande ristorazione, quella alta, quella importante, si è accorta che è sempre più importante proporre anche questa tipologia di cottura. Io sono con Sandro Paris, che ha preparato qui pronte due belle bisteccone, e adesso andiamo a grigliarle. Però perché facciamo questa operazione? Perché uno dice sì, faccio la grigliata, ma ci vuole anche l'attrezzatura, quella giusta, quella ideale, quella comoda, sicura, che ci consenti di lavorare bene, in sicurezza, al pulito. E ho scoperto che questo signore qua, questo nostro amico Sandro, che è di Montichiari in provincia di Brescia, ha creato questi bracieri. Sì. Ho detto bene? Sì. Allora, tanto bisogna fare le grigliate in compagnia, perché sì, l'amicizia è certo. Sacra. Sì, ci vogliono quelle. Ecco, mangiar bene. Senti, perché questo braciere? Perché lo hai ideato veramente, veramente bello e funzionale. Sì. C'è la possibilità con la rotazione della griglia di andare a mettere le braccia senza spostare la carne. Certo. Si può ulteriormente accendere direttamente il fuoco sull'altra metà della griglia, sì. Oppure completarla con una griglia, se si può prendere le braci da un altro focolare. Ecco. Certo, noi abbiamo girato anche altre immagini in altre situazioni, voi avete il fuoco, lo preparate, sistemate la brace e poi potete ruotare tranquillamente con la griglia, come diceva Sandro, senza fare determinate operazioni, perciò lavorate comodi, in sicurezza e cuocete giustamente bene. Sì. Anche perché la struttura in metallo tiene molto il calore, è verniciata con una vernice apposta che è resistente a oltre 600 gradi, sì. Mantiene bene il calore, le pareti sfondate portano il calore a venire su proprio in mezzo. È logico.
Poi, attenzione, facile da pulire perché una volta finita la cottura, una volta finito di far festa, parliamoci chiaro, bere un bicchiere di vino, mangiar bene, andiamo a pulire comodamente il nostro braciere. Pesa tanto, è comodo? No. Bellissimo da portare, si può alzare tranquillamente, non è... Due amici lo portano? Tranquillamente, si può spostare dove si vuole e fare la grigliata dove si vuole. Senti, tanto la cosa resta in Europa, dove ti trovano? A Montichiari, in provincia di Brescia. Gecla, lavorazione ferro. Hai visto? Guardate che gli italiani sono fantastici per queste cose, perché anche le più banali, quelle che sembrano, ah è facile fare una griglia, no, non è vero, bisogna fare le cose per bene, ma bisogna avere testa. Grazie Sandro, cucinami questa bella bistecca perché dopo ti tocca, l'hai pagata tua, questa, sì, certo. La mangio io però. Terre, sapori e vini, sempre le cose buone e le cose belle dalla nostra bella Italia.